Si racconta che durante i lavori della nuova costruzione apparve in mezzo a loro un religioso, uno sconosciuto, che avvicinandosi al santo gli disse: Fratello, perché volete costruire una chiesa così piccola? Una chiesa che deve servire a onorare la maestà dell'Altissimo? Francesco risponde: Come potrei fare di più? Questa è la carità dei fedeli. Abbiate fiducia nella divina provvidenza. Demolite quello che avete fatto e fabbricate secondo il disegno che ora io vi traccerò. E dinanzi a tutti i presenti, quel santuomo delineò per terra un progetto più ampio e poi improvvisamente lo sconosciuto sparì. Fu così che quel mattino una luce celestiale, un mistero del divino, si volle manifestare. Con fiducia il grande frate diede vita alle parole, ma chi era il messaggero era un segno del Signore. Difatti, alcuni giorni dopo si avvera la promessa. Da Cosenza arriva il barone Giacomo di Tarsia, il quale, recandosi a fare visita a Francesco, gli lascia una cospicua somma di denaro per la sua costruzione. Per quell'opera divina tutti vollero aiutare e così ogni mattina si comincia a lavorare. Operai e artigiani, donne ricche e popolane, tutti pronti e riverenti nei lavori più pesanti. Animati dalla fede e fiducia ormai in quel frate, accorrevano felici, si sentivano onorati. Terminata fu la chiesa, luogo santo del divino, una grazia tanto attesa, gioia di ogni pellegrino. Terminata fu la chiesa, luogo santo del divino, una grazia tanto attesa, gioia di ogni pellegrino. È solamente la pratica delle virtù che ci rende grandi di fronte a Dio e agli uomini. Francesco, dal profondo della sua Calabria, diffuse nel mondo la luce più viva, lottando e vincendo tutte le sue battaglie contro il male.